Beh, le mie aspettative sono assolutamente positive perché stiamo facendo un percorso da 3 o 4 settimane che è finalizzato alla presentazione di una lista civica, di un'alleanza civica allargata in cui il ruolo dominante l'avrà il Movimento 5 Stelle. Però noi abbiamo un programma e un calendario di attività e questa è una tappa del programma che abbiamo programmato 3 o 4 settimane fa. Ma io non ho avuto interlocuzioni ufficiali istituzionalizzate su questa questione, c'è un'indicazione di carattere nazionale sul tema su cui io ancora non ho avuto modo né di intervenire né tantomeno ho il ruolo stesso in questo momento di farlo. Assolutamente no, perché sono molto tranquillo su questa questione, io sono in attesa che il problema giudiziario di natura amministrativa venga risolto, ci sono 7 o 8 opzioni amministrative per chiudere questa cosa che non mi riguarda personalmente, ma è una cosa che risale agli anni 80 e che ho ereditato da mio padre. Però sono assolutamente tranquillo, non è una villa, è una casa, frutto del sudore di 40 anni di attività di lavoro indipendente di un mio padre che è tranquillo, una persona normalissima. E sull'accordo Rousseau c'è un accordo precedente con il coordinatore regionale Paolo Parentela e credo che ne discuteremo oggi durante l'assemblea, assolutamente nessun problema. Noi invece stiamo lavorando da settimane, anzi da mesi, per costruire questo progetto civico per rispondere a un'esigenza e all'emergenza dei calabresi sulla sanità, sull'ambiente, sui trasporti e sul lavoro. Quindi noi stiamo percorrendo la nostra strada, come abbiamo già ribadito più volte, e gli altri partiti fanno il loro lavoro, quindi non ho nient'altro da aggiungere.